Direi che da una decina, sicuramente, forse una quindicina d'anni, la cosa più interessante venuta fuori dall'Italia nell'ambito del cinema è il cinema documentario. Credo non solo che i documentari siano stati il fenomeno più importante, ma che non si capisce il resto del cinema italiano se non si capisce quella sorta di avanguardia che è stato il cinema documentario italiano, secondo me il punto. Perché la vera novità non è tanto che il cinema ha supplito a una carenza di informazione, ha fatto controinformazione, è andato a vedere cose che magari il cinema di fiction non voleva vedere, non gli interessava perché stava rinchiuso in quattro mura, o andava a vedere cose che il giornalismo non voleva vedere perché stava rinchiuso nei talk show con quelli che si insultavano. Certo, anche questo è anche una questione di contenuti, ma qui vorrei sottolineare è anzitutto una questione di forme, cioè le cose più esteticamente nuove, usiamo un termine ottocentesco, le cose più belle del cinema italiano vengono dal documentario. Da raccontare, io anni fa ho avuto l'occasione, grazie ad un finanziamento della Regione Sicilia, di poter realizzare 180 interviste con altrettanti contadini, pescatori e allevatori siciliani di età compresa tra gli 85 e i 104 anni, che ho cercato in un centinaio di paesi di tutta la Sicilia e in cui ho cercato di mettere insieme questo che ho chiamato archivio della memoria contadina in Sicilia, come diceva Rabito nel suo meraviglioso Terra Matta, chi non parte non ha niente da dire e rimane un pecorone, cioè, non ricordo esattamente le parole, ma il concetto era questo. E questo io l'ho potuto confermare più che viaggiando, chiedendo ai nostri vecchi che erano emigrati di raccontarmi l'emigrazione. E tutti i racconti più belli, quelli più sentiti, in cui il vecchio si trasformava in giovane contemporaneo, perché io li incontravo quando avevano già 90 anni e loro cioè a un certo punto si accendeva nello sguardo una luce di ventenne, e a quel punto era quando raccontavano tutto quello che erano stati questi viaggi. Da questo archivio io ho tratto un film che si chiama Spezzacatene, che per me è un trailer di tutto l'archivio, e poi ho tratto degli altri frammenti, tra cui questo frammento che vi mostro adesso, che si chiama Limina, che è il nome di un paese in provincia di Messina, nella Valle dell'Agro, e che in qualche modo evoca anche le periferie e i confini che sono il centro di questo, della programmazione di questo anno qui a Salina.